25 anni e conosco il maestro Pulli da tanto tempo, lo conosco più come pittore, ma lo conosco altrettanto bene come pescatore, perché è un pescatore eccezionale, esce col suo peschereccio ogni sera alle 6, quando sette, quando io rientro, col mio barchino molto più piccolo, e lui va ad agosto e va a pesca d'altura. Allora, parlarvi di Pulli subito per un attimo, però anziché un ospite di passaggio, a nome della società che gestisce questo bel locale, sia a Pianterreno, sulle prestigiose, famose immagini della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, io gradirei che il signor Alloni mi dicesse due parole di benvenuto agli ospiti, alle signore, alle autorità, ai giornalisti e ai rappresentanti di varie radio, di varie televisioni presenti. Prego, signor Alloni. Grazie. Gentili signori, buonasera, e sono lieto di avervi qua. Diciamo che questa iniziativa è nata per creare un connubio fra arte, diciamo, e bar. Noi a Milano abbiamo tanti locali e, diciamo, sono locali anche storici, però noi volevamo dare un tocco di creatività e di arte che secondo noi mancava al nostro locale. La presenza di questo pittore, questo artista, diciamo, che viene dalla Sardegna, perché di questa presenza? Io tempo fa sono stato nella galleria della signora Sartoro, dell'Arte Italia, e ho visto una mostra di questo artista. Diciamo che mi ha entusiasmato ed questo entusiasmo mi ha portato a trafilare, diciamo, la realizzazione di queste opere che voi vedete. Io mi auguro, diciamo, che quello che è stato fatto, a me piace moltissimo, mi auguro che riscontri anche il parere favorevole del pubblico, perché questo è un locale pubblico e quindi di gente ne viene tanta. Diciamo, io sono rimasto entusiasta di quello che ha fatto e gradirei che anche il pubblico avesse la stessa impressione. Diciamo che non voglio dilungarmi oltre, vorrei lasciare la parola all'artista che li ha creati per illustrare meglio un po' la sua pittura, diciamo. Io non faccio altro che ringraziare la presenza di tutti voi e lascio la parola a Valerio. Il successo comunque della mostra all'Arte Italia è stato testimoniato da una serie di critiche piuttosto interessanti, piuttosto generose e piene di riconoscimenti per il pubblico. Ciò non toglie che la signora è dal balzo e quando si è trattato di proporre che nella presenza di un artista sardo in terra milanese, il primo nome che è scaturito, vista anche la simpatia e il favore per le già viscolari titolari, l'altro titolare, questo signore che prende l'altro titolare del salotto, all'ingresso l'idea dei quadri che sono con la piazza famosa, la figata lunga, oli, credo non sbagliare, giù sopra alla serie di scaffali delle bottiglie, e queste tre realizzazioni che sono molto curiose, molto originali, perché erano nate su un'idea di realizzare cose su seta, se non mi sbaglio. E poi adesso ce le spieghi cosa sono. La difficoltà era che sono curve, quindi bisognava fare qualcosa per poi ricordare. Quindi si è pensato alla seta e poi sono trovato meglio con la terra. Questa è un'invenzione, che è nata sul momento, ha avuto delle variazioni. La tela come è tenuta? Dalle cornicette in legno? No, la tela è stata incollata con delle colle speciali che componiamo noi, perché qui si trattava di inventare anche della colla. Sono figure femminili, se non mi sbaglio. Che ho voluto nasconderle un po' in modo da dare la possibilità alle persone di spogliare loro. Di far fantasia, non far fantasia. Quindi spogliatele pure, se volete, sotto c'è la figura, quindi sta a voi adesso. Quelle invece? Queste sono due colonne che vogliono rappresentare il centro. Potevo un giorno esserci anche una o due colonne dipinte da altri e che sono state sofferte dal signor Lui con pazienza. E riportate alla luce? Riportate alla luce, come anche queste erano per
pensa. Senti Pulli, hai avuto il successo che meritavi non più tardi del dicembre del 95, no? Dicembre 95 a Razzi Italia. Adesso quanto tempo ci hai messo? Ecco, no, parliamo delle cose che sono giù, che sono molto importanti, ne stiamo dimenticando perché qui lo sguardo non è attirato, però entrando si nota. Ecco, che cosa hai voluto dare con quelle. Anche quelle tele e. No, quelle tela di tele. Che soggetti sono? Sono gente che credo facciano parte nel bar, di momenti particolari all'interno di un bar, persone che guardano fuori e sognano, persone che non sognano più e sono lì che sfruttano più degli altri. Ho capito. Sono persone che sono lì ad aspettare qualcuna da un servizio che arriverà, signora. Ad aspettare la vita? Aspettare anche oltre la vita, perché si aspetta anche un bar. Certo. E questi sono quanti momenti? 5, 6, 7? Momenti, sono credo siano 8 momenti. Otto. Non un momento che non c'è stato. Ma non c'è stato. Magari lo metteremo qui. Lo metteremo qui. Sì. E quanto tempo ci hai messo a fare queste cose? Ma a farle pochissimo, a pensarle un bel po', a farle credo una giornata. Ma ci sono dei testimoni. Testimoni. Ci sono dei testimoni. Credo un paio d'ore per tutto quanto, sì. Però a pensarle molto. La proposta a te qual è arrivata? È venuto l'intervento di una rossa, di una signorina rossa. Sì. Ho capito. E ha svegliato qualcosa, allora sono andato via. E hai lavorato? Ho subito avuto un'emozione fortissima. L'hanno aspettato l'emozione, non sapevo. Che stesse per arrivare. Cioè, aspettavo un'emozione. Una provocazione. Ed è arrivata. Senti, i prossimi tuoi impegni, a parte Tramariglia, a parte la pesca, fuori dalla punta di Capocaccia? Era una mostra in Germania. A fine settembre. Sempre in collaborazione con la città. È molto irritante che dobbiamo fare. Dico, dobbiamo perché ho bisogno di guardare il corpo, che sono qui, sono due artisti. Li vogliamo salutare tutti e due? Chiaro Pistini e Orani, è uno Orani che credo sia. Amici di Vecchia d'Asta che mi ecco, Boccaccino. Ho promesso se ne vengo ricco io farò qui anche okay. Loro. Sì, eh? Ci rivediamo la cima. Ora per chiudere questo incontro con Pulli e ringraziando colui che come mecenate ha voluto dare la possibilità a un pittore sardo di operare nel cuore di Milano alla società a nome della quale vi ha parlato il signor Alloni, io vorrei solo invitarvi, se doveste capitare di sbarcare ad Alghero o di essere nella punta nord-ovest della Sardegna, cioè sotto Santa Teresa per intenderci vicino a Sintino, fra Porto Torres e Sassari, ecco lì c'è la punta di Capocaccia, dove in un ambiente stupefacente, sotto a un pergolato, vive quasi sempre all'aperto, se non lavora nel suo laboratorio, il pittore Pulli, la sua casa è sempre aperta a qualunque ora del giorno e della notte. Sì, no, volevo dire due parole alla signora Paola, cioè che ha visitato quel posto. Ah, l'ha visitato. Allora, sentiamo le impressioni non mie della signora Paola. Un posto stupendo, meraviglioso. Sono un artista. Quindi lei conosce sì, certo. Dove lavori, ma dove lavoro? È così importante. Io ce l'ho 10 anni di Sant'Eterno, ne ha fatto una sorpresa di lui. Ecco una tradizione se vi capita quindi andate a controllare le vostre ispirazioni nell'angolo di Capocaccia ecco. Un brindisi per l'altro e Don Marco con l'istante e loro signori certamente vieni con me. Questo è Don Marco Maesimo, religioso, però è scultore, direttore della scuola d'arte sacra, il Teatro Angelico qui in Milano. Oltre che essere un amico degli scultori, che il Teatro Angelico è una vita, e dei scrittori, ha conosciuto personalmente a Capocaccia, perché è venuto nel suo studio, passando per aver messo delle sculture ad Alghero nelle chiese, e ha riposato veramente a casa delle Giopoli. Quindi è rimasto impressionato da queste sue pennellate. Appena le ho comunicato, e oggi ho fatto un viaggio perché si è venuta da Vicenza, le ho comunicato questa presenza, ma ha detto c'è da dire. Tu, Don Marco,